davanti alla porta c'era un pacco per noi. C'è una S. È una pietra preziosa. Ho nascosto una valigetta con tutte le informazioni. C'è una foto. È una vera e propria casa sull'albero. Qui parla di aver rubato qualcosa al gorilla delle ametiste. L'ametista, sì. Pensa che l'abbiamo rubato noi. Come facciamo a ridargliela? Ta-da! Degli strumenti per teletrasportarsi? Ci sono! 3, 2, 1... Ci troviamo nella foresta! È una casa sull'albero? Sembra aperta! C'è una lettera! Siete caduti in pieno nella mia trappola! Se noi ci troviamo a casa del gorilla, questo significa che il gorilla verrà da noi! È il gorilla! L'unica possibilità è nasconderci dentro! Si sveglia, non so, scappiamo! Dobbiamo correre, correre più veloce del vento! Corri, 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 sono, sta arrivando! Aiuto! Aiuto, aiuto! Cavolo, è lì sopra! Dobbiamo scappare prima che ci raggiunga! Oh cavolo! Ci sta raggiungendo! È lì! Scappa, so, il gorilla! C'è un sentiero! Vai, 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 sta arrivando! Lui, ho un'idea! Per confonderlo, secondo me dovremmo dividerci! Hai ragione, è l'unica possibilità! Rimaniamo in contatto con le radio! Sì, esatto! Proviamole! Lui, mi senti? Forte e chiaro, passo e chiudo! Bene! Però non mi voglio separare da te! Dobbiamo, è l'unico modo! Sì! Io vado di là! Yeah, yeah! Yeah. Ni, 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 ni. A dopo! Vado! Sofì, mi senti? Forte e chiaro. Sei al sicuro? Penso di sì. Dove sei? Non lo so neanche io, sono dietro un albero. Anch'io sono dietro un albero. Aiutami a capire dove sei. Qui vedo solamente alberi. Io non ti vedo proprio, dove sei? Sono dietro di te. Dove sei, scusa? Girati. Ciao. Ma che cavolo ci fai qui? Ho troppo paura di andare da sola, così ti ho seguito. Ragazzi, ci risiamo. Ok, ma adesso la cosa importante è restare uniti al sicuro e trovare un modo per ridare questa pietra al gorilla. Credetemi, è arrabbiatissimo con noi. Non solo lui crede che abbiamo la sua pietra perché gliel'abbiamo rubata, ma ha pure visto che eravamo dentro casa sua e adesso ci sta rincorrendo per tutto il bosco. Possiamo dire che oggi è un video molto particolare. Nascondino col gorilla nel bosco. Aiuto. Appunto, hai detto bene, nascondino. Quindi dovremmo trovare un nascondiglio. Al momento siamo proprio alla luce del sole. Aspetta, ho un'idea. Hai ancora con te la rete? Sì, è qui. Eccola. Cosa hai intenzione di fare? Potremmo usare questa rete per immobilizzarlo e spiegargli tutta la situazione con calma. Sì, penso che sia l'unica alternativa. Potremmo utilizzare questi tronchi per creare la nostra trappola. Dovrebbe funzionare. Ok, la rete è pronta. Però ci vorrebbe un'esca, qualcosa per attirarlo nella rete. Lui! Che c'è? Sofì, vede e provvede. Guarda qui cos'ho. Ti ricordi? Avevamo portato la banana finta. Vero, ottima idea. Lascia. È una banana squishy, io la adoro. La banana. Cavolo. È bellissima. Oh oh, il gorilla si sta avvicinando! Sta arrivando, sta arrivando! Posiziona la banana! Ok, ok, ok! Okay. Okay. Scappa, scappa! Che sta combinando? Ok, speriamo caschi nella trappola. Avrà visto la banana, non lo so. Ok, ok, ci siamo. Ci siamo, Sofì, ci siamo. Sta per prendere la banana. Sì, trappola, sì, ce l'abbiamo fatta. Andiamo, andiamo. Eccolo, eccolo. È qui.
Signor Gorilla, mi dispiace tantissimo. Si calmi, si calmi. Lei è Gorilla delle Ametiste, piacere. Noi siamo Sofì e lui dei Me Contro Te. Ma penso... Sì, esatto, esatto. Ormai lei ci conosce benissimo. No, si calmi. Non era nostra intenzione catturarla. L'abbiamo solo fatto per poter avere un dialogo con lei, visto che era molto nervosetto. No, buono. Noi non c'entriamo nulla con la sua pietra, con la sua ametista. È tutta colpa del signoresse. Quel cattivo le ha rubato la pietra. Fagliela vedere, Sofì. Guardi, io non sapevo neanche cosa fosse. Ho ipnotizzato lui per sbaglio. Guardi qui. No, sì, è sua, è sua, è sua. Sì, adesso gliela do. Si calmi. Quindi, adesso noi lasciamo l'ametista qui. Aiuto, sì, la lasciamo qui. E poi la liberiamo e noi scappiamo perché non si sa mai. Sì, e la sto liberando. Attenta, Sofì, vai piano. Attenta. Aiuto! Via. Sta prendendo l'ametista. Sì, mi sembra di sì. Signor Gorilla, è tutto ok? Forse sta facendo il rito delle ametiste, ricordi? L'abbiamo letto su internet. Questa pietra dà ai gorilla una certa forza e loro devono fare dei riti strani. Che sta facendo adesso? Sta agitando l'ametista sopra una pigna? Gorilla, è tutto ok? Sembra ci voglia dare un qualcosa, un regalo. È per noi. Grazie. Grazie mille. Quindi abbiamo fatto pace. Lei ha capito che noi non c'entriamo niente e siamo amici come prima. Gorilla, ni. Oh, lui, siamo salvi! Ciao Gorilla, ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sì! E abbiamo pure un regalino da parte del Gorilla con cui ha fatto un rito con la pietra. Wow, siamo veramente molto contenti. Questo è stato un po' il suo dono, il suo ringraziamento per avergli riportato la pietra. Caro signoresse, mi sa che hai fallito anche questa volta. Come vedi, signoresse, con la bontà si risolve tutto. Tu speravi di metterci il gorilla contro, ma noi siamo andati da lui e con tanto amore, tanta fatica gli abbiamo riportato ciò che era suo, al quale teneva così tanto. Alla fine il bene vince sempre sul male. Team Trote, inutile dirvi che ci siamo divertiti un sacco nonostante tutto. Avevamo tantissima paura, ma è stata un'avventura incredibile. Surreale, se ripensi a quello che abbiamo fatto, soli, in questa foresta sperduta nel mondo, in una casa sull'albero. Wow! Queste avventure le potrete seguire soltanto sul nostro canale, quindi se ancora non fate parte del Team Trote, mi raccomando, iscrivetevi subito per non perdervi nessun episodio della nostra folle vita. È stato bellissimo vivere per un giorno in questo bosco, ma adesso è tempo di tornare a casa nostra a Milano e alla nostra normalità. Con la luce, l'acqua corrente, un telefono, Instagram. Il bosco è bellissimo, però ci manca la nostra vita normale. Pronti per il teletrasporto? I nostri braccialetti ci sono? Aspetta, lui, ma è normale che stiano lampeggiando? Non lo so, vabbè, non importa. Ok, vai, prontissima. Teletrasporto in 3, 2, 1. Wow! Ma non siamo a casa a Milano! Dove siamo finiti questa volta? Oh oh! Mi sa che qualcosa è andato storto.